Salve a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornato dopo una lunga assenza. Lunga, vabbè, no, non tanto, dai. Dai, un po' mi avete visto fare le flessioni. Ricordati Matt P, non mi ti toglierai mai dalla testa, eh. Sarai sempre nel mio cuore finché non ti troverò. E vabbè, e comunque oggi sono qui, dai, lasciamo stare Matt P, poverino, l'ho già maltrattato abbastanza. E passiamo a Romix. Diciamo che bene o male penso lo conoscerete quasi tutti i Romix. Non è Games Week, ma non è nemmeno la fiera del cazzo di Siegfried, insomma, beh, anche se penso che pure quella sarà un po' famosa, ma è abbastanza conosciuto il Romix. Leggo testualmente da Wikipedia, è la manifestazione dedicata al fumetto, all'animazione e ai videogiochi. E beh, dei nerd come me. Luca e i nostri amici non potevano che partecipare. Però purtroppo Luca, che vedremo qui, non so se è un male o un bene per Luca, il mio collega, non è lui, perché lui parteciperà al Games Week e vi manderà un video da lì, che ve lo dico è più bello, se potete andarci andate lì, se non potete venite a Romix. Dove, devo dire, abbiamo incontrato pure una quantità strabiliante di gnocca. Non me l'aspettavo, ragazzi. Quindi, videogiochi, fumetti, film d'animazione e gnocca. Grazie per aver seguito il nostro video su Romix. Ci vedremo più in là. No, vabbè, a parte gli scherzi. Adesso abbiamo registrato qualche video all'interno. Spero vi divertiate. Non sono riprese scene di gioco, anche perché io me lo aspettavo come una fiera del videogioco incentrata sui giochi e invece le postazioni per giocare erano poche e per fare una partita a Guitar Hero ho pure dovuto pagare. Un Guitar Hero come me che deve pagare addirittura 50 centesimi. Quindi adesso vedrete in sintesi ciò che abbiamo visto noi, molto in breve. Uno Slenderman affettuoso. FIFA, la demo in esclusiva per noi a Romix, anche se potete giocarci voi da casa. E un sacco di soldati, c'erano un sacco di soldati. E poi ve l'anticipo adesso, ma non c'entra niente con Romix. Non ho ancora nemmeno parlato con Luca, ma poi ne parleremo con tranquillità. Penso che, dato gli impegni e non riusciamo a combaciare, lui si occuperà dei video nella parte videogiochi con qualche mia rara partecipazione, ma ogni tanto cercherò di esserci. E io magari attiverò un qualcosa, un video settimanale, giornaliero, mo vedremo, in cui parlo delle ultime news. Le chiamerò le Crispy News. Solo per voi da salotto di casa mia, io vi parlo della figa. E niente, detto questo, detto del Romix, detto di Luca, vi lascio ai video, buon divertimento e buona visione. Ah, e adesso che ci penso, vi siete chiesti perché ho messo tutte quelle foto di Agente 47 sotto la mia infinita parlata, ora che l'ho montata me ne sono reso conto di quanto dura. Vi siete mai chiesti perché quelle foto? Beh, a Romix si è soliti andare in cosplay. Il problema è che fino alla barba il risultato è stato, non dico ottimale, ma abbastanza buono. Per i capelli non ho avuto il coraggio di rasarmi e ora vedrete il risultato, ragazzi. Ok, salve ragazzi, siamo qui a Romix, entrati da stamattina col mio marinaio amico Popeye the Sailor Man per Mortazzi Games. Oggi proveremo in anteprima FIFA 15, la demo che potete provare anche da casa vostra, ma io ci sono arrivato fino a qui a Romix. E poi c'è il nostro cameraman che è Aiden Pierce, che è diventato un medallaro per l'occasione. E c'è anche Ezio Auditore, guardate che figo. Quello me lo scopo. Ok ragazzi, niente, ci sentiamo dopo, dai. No. Ok ragazzi, siamo appena finito FIFA, non riprendermi, prendi Aiden Pierce. Siamo appena finito di giocare a FIFA, stava vincendo lui, il nostro amico Popeye. Poi abbiamo dato il cambio a lui, e a lui, io a lui, e lui a lui. E lui l'ha Ha fatto vinto lui. perdere. The winner! Ha beccato anche
Slenderman. Chi? Chi? Chi è beccato? Di Square, no. No, c'era Johnny Griffin. C'era Johnny Griffin. Con Slenderman. So, se no mi distrugge. Slenderman. Grazie amico Slenderman. Ok ragazzi, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo tutti qui. Adesso vi svelerò finalmente che io sono vestito da Hitman, più o meno. Vabbè, le cose ci stanno, la pistola, cosa. Il problema sono i capelli che me li devo tagliare, non ci ho avuto il coraggio. Ho tagliato già tutta la barba. Abbiamo qui sempre i soliti con cui stavamo prima, più un altro James Bond. Un James Bond del tarocco. Vada via! Aiden Pierce, Popeye. Popeye. The Sailor Man. Cioè, braccio di ferro, lo vini. Inquadriamo in pieno. Mangia spinaci. Allora, facciamo. Abbiamo finito il Romix. Penso, abbiamo già tutto. Dobbiamo ancora vedere Dredd. Lui deve vedere Dredd, noi invece siamo ancora più famosi. Possiamo dire, abbiamo preso Destiny, forse qualche video lo facciamo. Richiede internet, sti cazzi. Niente, poi abbiamo dovevi fatto fare lo boosting, però. Abbiamo fatto quelle partite di FIFA, Guitar Hero. Ah, FIFA. Non c'è bisogno che me lo punti nel naso. FIFA, Guitar Hero, Rock You Like an Hurricane. Bellissimo. Siamo stati 15 non c'è ore. Bisogno che me lo punti nel naso. 15 ore. E non abbiamo fatto un cazzo. No, abbiamo speso un sacco di soldi per mangiare. Esatto. L'ingresso. Un sacco di soldi per Destiny. Un sacco di soldi per Destiny. Che ha pagato solo lui. Allora, ho capito, io ho un sacco di soldi, sai, il canale, la partnership. Cazzo, basta. Non me lo puntare in faccia. Lui è un po' tipo Chuck Norris. Io? Sì. Ah, io sì, io sono Chuck Norris. Che camminiamo sull'acqua mentre piove. Vai, in verticale. Vabbè ragazzi, cameraman del cazzo. Ho detto questo inquadra là, inquadra là. Stiamo vedendo queste meraviglie. Da. C'è lo stalker. Sì, perché c'hanno la gonna e noi siamo sotto, si vede tutto. Poi sì, abbiamo l'HD. E ci stanno presentando? 800 ore di animazione gratis, non paghi niente, vai sul sito e ti guardi quello che vuoi. Ok, un saluto per il video. Ciao. Ok. E io che so? Tu, ti presto, poi me lo dirai. Niente, dai ragazzi, avete visto, bella visione finale, grazie per averci visto e basta, questo è l'ultimo. Magari uno in macchina finale lo facciamo. No, quello più bello è solo quello in cui abbraccio Slenderman. Non c'è un video in cui abbraccio Slenderman. Perché gli punta? Ultima parte del vlog, definitiva, saluto. Ciao. Saluto. Ciao. Saluto. Ciao. Salutate? No, ciao. Salutano tutti oggi. Salutano tutti, manca solo Aiden Pierce che se n'è andato ad hackerare Dredd. È andato ad hackerare Dredd. È incettibile, poi c'è picchia. E niente, gli vuole rubare le cose, l'intercetto. Non mi funziona il 3G. Adesso. Oh, io c'ho tutto acceso, mi mandi sta canzone. Sì, devo mandare una canzone a lui, a Popeye the Sailor Man, se no mangi gli spinaci e mi picchia. E niente, abbiamo l'esercito. Stiamo aspettando che. Qui dentro abbiamo tutti i Melagodo. No, ci sono? No, me la godo. Anche i Pokémon. Stanno godendo. Anche il cazzo di Pokémon. Anche il cazzo. E godono perché c'è il cazzo dei Pokémon. Mazza che e poi niente, ci starà è anche. Bello, facciamo. Si passa. Stanno solo loro. Adam Pearce sta lì con loro, nudo. Da, 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 da. Oh, we are. For a fight, it was the first day of the rest of our lives. We were fast, never gonna die, lighting up the highway 45. We didn't know it couldn't go on forever. All we are is broken glass. Thrown to the floor, we were never meant to last. And all we are.
ragazzi, con questo è finito il nostro video su Romix. Ringrazio tutti quanti per la collaborazione, il tizio che ci ha salutato e ci distribuiva i fogliettini dei manga, i due ragazzi che non c'entravano niente nell'ultimo video, e poi tutti quanti hanno partecipato nella realizzazione mettendosi in posa per le foto, i miei amici per essere venuti con me e avermi accompagnato, e per aver fatto un gran video, più o meno. Grazie ragazzi, al prossimo.